Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Vergogna. Vergogna. Bisognerebbe assolutamente vergognarsi di tutta questa cosa. E non sto assolutamente parlando della cessione di Bonucci al Milan, perché prima voglio fare un intro un po' polemica, diversa dal solito, perché quello che sto leggendo in questi giorni, in queste ore, perché in questi giorni non è vero, dato che è una cosa sviluppata nelle ultime 24 ore, da parte di pseudo tifosi juventini, è veramente imbarazzante. È imbarazzante e mi vergogno di leggere queste parole. E poi ci credo che la gente sui social e su tutte le altre piattaforme o al bar tra amici di persona vada a dire sì, i tifosi della Juve sono sempre quelli che dicono bla bla bla, ma c'ha ragione loro. Bonucci è passato da essere il miglior difensore al mondo ieri per tutti i tifosi juventini all'unanimità ad essere l'ultimo dei difensori scarsi, sopravvalutato, cedibile, vecchio. Ma cosa stiamo dicendo? Ma di cosa stiamo parlando? In questo momento, mentre sto registrando il video, l'ufficialità ancora non c'è, ma è questione di minuti, perché sono le 12.30, Bonucci è atteso proprio in questo momento a casa Milan. E se ieri, quando ho caricato il video nel primo pomeriggio, dicevo che secondo me la trattativa non esisteva, ma era solo una delle solite voci di mercato dei giornalisti per portare a provare qualche soldino in più nelle casse, ci ritroviamo di fronte a una trattativa lampo conclusa in tempi brevissimi per uno dei pilastri della Juventus, per uno delle bandiere, dei capitani, probabilmente uno dei maggiori indiziati per essere capitano all'addio di Buffon. E ci sono rimasto male, ci sono veramente rimasto male, perché credo di far parte di quella parte di tifoseria che analizza un attimo le cose con la logica, con il buon senso. E diciamo che era impronosticabile, nel senso che, ok, poteva anche esserci un'eventuale cessione di Bonucci, ma non in Italia. Non pensavo potesse mai accadere in Italia, soprattutto al Milan. Anche perché, per come la vedo io, è un passo indietro incredibile per Bonucci, che tra l'altro di motivazioni, di grinta, di cuore bianconero, ha sempre fatto il suo punto forte. Adesso lo dico, ho tanti pensieri in testa, non riuscirò ad essere lucido, ordinato nell'analizzare tutto. Proverò a dire più cose possibili di quanto mi ricordo. Perché se poco tempo fa offendevo Donnarumma per la sua scelta non tanto di andare via dal Milan, ma di tutto quello che c'è stato prima di voler andare via dal Milan, salvo poi ripensarci e rimanere, quindi il baciare la maglia, quindi l'essere tifoso milanista, quindi l'essere sempre davanti agli occhi del tifoso come quel giocatore che ama il Milan più di ogni altra cosa, la stessa cosa ha fatto Bonucci nel corso di questi 7 anni alla Juventus. Nel senso che hashtag fino alla fine, hashtag Forza Juventus, si è sempre schierato dalla parte del tifoso, andava in curva durante le squalifiche, quindi Bonucci, anche professandosi juventino dalla nascita, nonostante un passato all'Inter, ha sempre cercato di entrare nelle grazie del tifoso medio, me compreso, perché ci è riuscito. Io Bonucci lo amo e l'ho amato e lo amo, perché continuerò ad amarlo, perché anzi, Leonardo, ti auguro tutta la fortuna possibile di questo mondo nella tua nuova avventura rossonera. Per quanto mi dispiaccia perderti e non mi sarei mai immaginato di dover fare un video in cui parlavo di Bonucci al Milan, tuttora mi sembra qualcosa di illogico. Io l'ho amato dal primo giorno, da quando è arrivato, perché mi sentivo che c'era qualcosa di speciale in lui. Dopo il primo anno con Del Neri l'ho difeso a spada tratta, dopo il primo anno con lo scudetto con Conte ho confermato il fatto che Bonucci fosse uno dei difensori del futuro. E il culmine massimo è stato l'anno scorso col rigore contro la Germania, quando ha spiazzato Neuer, che proprio lì ho detto, allora avevo ragione, Bonucci è qualcosa in più di un semplice difensore centrale. Fa male, adesso fa veramente male pensare di doverlo abbandonare e di vederselo contro d'avversario proprio per lo scudetto. Il Milan, per quanto mi riguarda, fa un affare incredibile, nonostante Bonucci sia, credo, il trentenne più pagato nella storia del calcio. Più di Shevchenko, più di Hulk, più di Thiago Silva, anzi, in realtà Thiago Silva andò al PSG per 42 milioni di euro, mi pare, la stessa cifra di Bonucci tra l'altro, ma 2 anni più giovane, quindi 28enne. Anche vero che per quanto mi riguarda la Juve non doveva venderlo, per ragioni tecniche, puramente tecniche. E mi sono chiesto più volte come potesse essere successa questa cosa, come la Juventus avesse deciso di vendere Bonucci. Diciamo che un po' di idee maliziose me le sono fatte. In primis mi è venuto in mente Schick, nel senso che prima
le visite mediche, le foto di rito e poi la non ufficializzazione, le parole sul Schick forse c'ha dei problemi o comunque lo prendiamo in prestito, l'arrivo di Douglas Costa, anche questo in prestito, non è che la Juve abbia finito i soldi, non è che la Juve abbia bisogno di entrate economiche, perché Douglas Costa 6 milioni per il prestito, con 40 di riscatto il prossimo anno, Schick non ufficializzato ma in prestito sì, inizia a essere confusa la situazione. E poi mi sono dato la risposta più logica e forse anche quella che meno avrei voluto sentirmi dire da me stesso, nel senso che se n'è andato Dani Alves, se ne sta andando Bonucci. E quella voce che sembrava ridicola il mese scorso inerente a Cardiff su quell'eventuale lite che Bonucci stesso ha smentito sui propri social network, di quel litigio dopo che la Juventus aveva giocato quasi al livello del Real Madrid nel primo tempo, salvo poi spegnersi inaspettatamente senza motivo apparente. Dybala prese il giallo, smise di giocare. Barzagli perse Marcelo sulla sfascia in occasione di un gol. E diciamo che Bonucci e Dani Alves questa cosa nello spogliatoio non l'avevano presa troppo bene. Si parlava di uno schiaffo di Bonucci e Dybala, si parlava di un Allegri che aveva difeso a spada tratta Dybala. Si parlava di Barzagli che era d'accordo con Allegri e Dybala, si parlava di Bonucci che accusava il Barzagli di aver perso Marcelo, si parlava di Dani Alves d'accordo con Bonucci. E da questo punto di vista mi viene da dire che la Juventus abbia tenuto quasi fede alla sua parola, nel senso che, e questo è un dogma e tenetemelo ben a mente, la Juventus è l'unica cosa che conta, nel senso che la Juventus rimane, i giocatori vanno via, se è andato Del Piero, se ne andrà Buffon il prossimo anno, al 99.9% se ne sta andando Bonucci, ma non per questo bisogna smettere di fare Juventus. Cioè il mio amore per Juventus è incondizionato, il mio rispetto per Bonucci è incondizionato, e più che andare a offendere Bonucci, perché mi viene veramente da ridere dopo tutto quello che si è detto ai tifosi napoletani, ai tifosi romanisti per Pjanic e Higuain, solo un anno fa, adesso andare a fare la stessa cosa che è stata criticata nei confronti di Bonucci è veramente ridicola. E ve lo dice uno che tifa Juventus, e ve lo dice uno che tifa Juventus. Siete ridicoli a fare così. Bisognerebbe solamente elogiare il Milan per lo splendido mercato che sta facendo e basta, e augurare buona fortuna a Bonucci, perché per 7 anni è stato con noi, per 6 anni è stato campione d'Italia. E quindi Bonucci, grazie di tutto. Sono un pochino deluso, nel senso che mi piange il cuore. Parlare di tradimento penso che sia una cosa altamente ridicola, perché questo non è tradimento. Il tradimento è tutt'altra cosa. E basta, questo è un video neanche a caldo perché ci ho ragionato sopra tanto e volevo farlo più corto e sono già 7 minuti, quindi la interrompo qui, non lo so, lasciate meno un mi piace perché sono un po' sconvolto, sì, sono sconvolto.